Eccoci, eccoci di nuovo per una nuova puntata del nostro I protagonisti e le protagoniste dell'innovazione. Stiamo andando virtualmente nei diversi territori proprio a vedere quali sono i progetti che in questo momento si stanno portando avanti. L'approccio è quello un po' nostro di sempre, siamo convinti che è proprio dai territori che vengono la maggior parte delle innovazioni che riguardano la pubblica amministrazione, le nostre pubbliche amministrazioni. Ospiti di oggi viene dal comune di Bologna. Buongiorno Maria Grazia Bonzagni, buongiorno. Buongiorno a te Gianni e buongiorno a tutte e a tutti. Ruolo hai dentro il comune di Bologna? Allora, io da circa 3 anni dirigo l'area programmazione e statistica del comune. È un'area che, insomma, come dice il ruolo, si occupa della pianificazione strategica, programmazione operativa, cioè di fatto tutto il ciclo, il processo di programmazione, quindi la fase di monitoraggio. E ha all'interno anche l'ufficio di statistica che ha a Bologna un ruolo importante, perché oltre a svolgere quello che fanno gli uffici di statistica per legge, insomma, è un ufficio importante perché produce report su diversi fenomeni, è analisi Infatti, di dati, quindi insomma è un ufficio, diciamo, di sostanza oltre che di forma. sì, infatti mentre dicevi mi chiedevo se in effetti per i comuni, credo che l'ufficio statistica sia importante per tutti i comuni ormai perché il tema è legato al tema della conoscenza del territorio, non è semplicemente di appunto quelli che erano una volta i dati statistici, ma significa poi gestione dell'informazione, la conoscenza dei dati che vengono prodotti dal territorio. Mi chiedo se, un po' come i vecchi CED nell'azienda, no? Se l'ufficio statistica è ancora, diciamo così, la dizione esatta, o se dovessimo, o se dovremmo, dovessi, sto facendo un casino con i congiuntivi, con i condizionali, ma se è necessario pensare a una nuova che ne so, nomenclatura, che ne so, ufficio informazione e dati, informazione è troppo brutto, sta di ministro degli interni. Però ovviamente, come stai dicendo tu, l'ufficio statistica è qualcosa di diverso ormai nei comuni, suppongo appunto, perché non si tratta di produrre semplicemente le statistiche, ma si tratta di produrre conoscenza, di raccogliere i dati che vengono dai diversi fonti, o no, non è così. Sì, allora diciamo che sta diventando così. Tra l'altro è un'evoluzione questa che ha avuto anche lo stesso nostro ufficio di statistica nazionale, no? Sappiamo che l'Istat sta facendo un percorso evolutivo molto importante per seguire i tempi e la necessità di dati, non più solo nelle classiche forme del censimento, no? Se pensiamo a cos'era il censimento qualche anno fa. Cosa loro chiamano gli smart data, appunto, i dati. Esatto. Beh, allora diciamo che io su questo sono molto d'accordo e anche a Bologna stiamo cercando di far sì che l'ufficio di statistica segua proprio questo percorso evolutivo. Purtroppo c'è da dire che, come sai bene, i comuni italiani sono comuni per lo più molto piccoli e questo purtroppo non. I comuni molto piccoli, l'ufficio di statistica di fatto non esiste, svolge solo le funzioni previste dalla legge, magari le svolge un operatore, magari nemmeno laureato in statistica all'interno dell'anagrafe, no? Sappiamo bene che Però cosa i vuol dire problemi fare. piccoli, Maria Grazia, sono anche meno complessi. Cioè, il tema è che evidentemente in questo momento, appunto, per gestire città complesse, come lo è anche Bologna, come lo è gran parte dei nostri comuni capoluogo, appunto bisogna saper conoscere le diverse informazioni che arrivano, no, dal territorio. Quindi hai ragione, però è tipico anche, insomma, di realtà un po' più complesse, la necessità di avere un dispositivo di analisi, no, di raccolta dati. Io dico sempre la stessa cosa, ormai purtroppo, e cioè quando parlo di informazioni dico l'importanza di trasformare i dati grezzi in informazione, l'informazione in conoscenza, la conoscenza in decisione. Ecco, questo percorso è soprattutto importante in realtà così importanti e articolate con palesse centrali come i grandi comuni come Bologna, sei d'accordo? Insomma, il piccolo Sì. comune, hai ragione, ma il piccolo comune anche una complessità inferiore, ecco, tutto qua. Ma guarda, sì, sono molto d'accordo. Allora, diciamo che nella nostra organizzazione abbiamo scelto già da diversi anni
di costituire un'area, che è appunto l'area programmazione statistica, e di inserire l'ufficio di statistica all'interno di quest'area proprio per seguire quel processo che tu in qualche modo esplicitavi adesso, no? Quindi dai dati grezzi trasformarli in dati decisionali, quindi di farli inserire proprio nel processo di programmazione, quindi nella definizione degli obiettivi e delle politiche, proprio per supportare il territorio. Tra l'altro a Bologna da qualche anno abbiamo preso una decisione organizzativa che io credo molto utile. Abbiamo unito attraverso un accordo formale l'ufficio di statistica del Comune di Bologna con quello della città metropolitana. E oggi devo dire l'ufficio che lavora praticamente in grande sinergia e anche in una logica un po' di economia di scala, è un ufficio veramente molto forte, molto potente, anche dal punto di vista della produzione di analisi di dati. E questo lo trovo ancora molto importante, supporta i piccoli comuni e le unioni del territorio bolognese, quindi che sono 55, alcuni sono Anche più. l'edificio prescinde dal comune appunto all'area metropolitana su questi processi. Pensiamo solo alla mobilità, tanto di una Sì, diciamo, i tre ambiti forti su cui lavoriamo molto e su cui abbiamo proprio anche costruito l'organizzazione dell'ufficio sono ovviamente l'ambito demografico e sociale, l'ambito economico, sempre più importante dalla pandemia in poi, e l'ambito ambientale, anche questo chiaramente centrale da questo punto di vista. Senti, ma ad esempio, no? Voi sicuramente a Bologna avete le società che fanno sharing, quindi magari i famigerati monopattini come le biciclette, no? Voi avete una convenzione con queste realtà, ad esempio, per farvi dare i dati di utilizzo appunto di questi device? Ma sì, allora diciamo che abbiamo convenzioni con diversi soggetti, in particolare il nostro settore mobilità sostenibile, che si chiama proprio così, settore mobilità sostenibile, ha la possibilità di disporre di dati che poi noi utilizziamo per produrre a favore anche delle nostre strutture interne dei dati navigabili, interattivi, per poi effettivamente produrre, come dicevo prima, le decisioni. Stavo pensando su questo, però è interessante perché quindi voi usate quei dati nell'ufficio programmazione, perché evidentemente per programmare e intervenire sul territorio avete bisogno anche di quei dati che vengono appunto da soggetti privati attraverso attività che non sono tipiche del comune, cioè ad esempio chi usa i monopattini per andare dove sostanzialmente, ovviamente tutti resi anonimi, immagino. Sì, beh, abbiamo i sensori collocati in alcune zone della città, nelle porte, per consentirci poi ovviamente di monitorare i flussi e di lavorare in questi termini proprio sulla programmazione della mobilità. Insomma, sulla mobilità stiamo lavorando moltissimo in questi ultimi mesi, tra l'altro anche in funzione della costruzione, soprattutto dopo la pandemia, di processi e di piani, diciamo così, concentrandosi sul lavoro, piani di spostamento casa-lavoro, molto più, come dire, dettati dalle scelte e dai comportamenti di mobilità, no? Quindi su questo abbiamo appena inaugurato una piattaforma nuova che stiamo mettendo a disposizione di tutte le aziende del territorio e l'ha costruita e finanziata proprio il comune per consentirci di avere praticamente sempre in tempo reale i comportamenti di mobilità dei dipendenti, per consentirci di costruire sia dal punto di vista verticale, alle singole imprese, la conoscenza degli spostamenti, degli orari, delle tipologie di mezzi, ma anche il territorio per costruire appunto un piano più di tipo orizzontale, trasversale che riguardi l'intera città. E noi, come ufficio di statistica, abbiamo contribuito alla costruzione proprio di questa piattaforma, inserendo dentro i dati che poi dopo noi, per noi sarebbero stati utili proprio per fare delle elaborazioni da restituire a nostra volta, alla nostra amministrazione, al decisore e anche alle singole aziende. Quindi, assolutamente centrale. Che introduce al tema che poi è quello che per cui ti ho cercata, cioè il tema quello del progetto SmartBot, cioè cosa mi interessava, ma di fatto in qualche modo abbiamo già introdotto questo ragionamento. Quello che mi interessa è poi il tema della collaborazione. Tu l'hai già toccata in maniera implicita, però poi torniamo indietro appunto. Ufficio programmazione, comune insieme all'area metropolitana, il rapporto con i soggetti privati che producono informazioni. Il tema è proprio questo, cioè in questo momento, adesso più che mai, le nostre pubbliche amministrazioni sono portate e
in qualche modo invitate e direi quasi costrette, inevitabilmente costrette a governare la rete, come diciamo, cioè a essere, non ci può essere più il comune, anche importante, con la grande tradizione come il comune di Bologna e gli altri. Evidentemente per governare bene un territorio significa anche governare la rete degli attori, cioè collaborare con la rete degli attori. Ed è il motivo per cui ho cercato, che mi interessava proprio questo progetto che voi avete fatto, proprio frutto di una collaborazione di diversi attori sul territorio, o sbaglio? Sì, beh, allora diciamo che Bologna ha una tradizione sul tema della collaborazione, insomma, potrei raccontarti moltissime cose anche negli anni passati. Lo Smarbò è un po' Salire che è l'esempio. stata la prima città in Italia che ha introdotto il regolamento per la gestione dei comuni, e cioè la Esatto. collaborazione con i cittadini, primo comune in Italia che ha introdotto questo strumento operativo per permettere e per dare la possibilità ai cittadini di collaborare nella gestione dei beni comuni, tanto per dire. Esatto, tra l'altro mi aggancio a quello che stai dicendo perché nel 2022, dopo un percorso durato parecchi mesi, abbiamo sottoscritto, insomma il Comune ha sottoscritto con i soggetti del terzo settore del territorio il nuovo patto per l'amministrazione condivisa che fa un passo ulteriore rispetto al regolamento che citavi proprio perché ha l'obiettivo molto sfidante di introdurre all'interno del territorio il principio, il paradigma dell'amministrazione condivisa. Quindi, insomma, è stato un percorso veramente importante. Insomma, diciamo che la città su questo tema della condivisione, della partecipazione, della co-decisione ha una tradizione abbastanza forte. Smarbò è un po', diciamo, frutto anche di questo approccio che per noi è abbastanza normale, complicato, ma insomma normale. È un tavolo di fatto nato nel 2019, nell'ottobre del 2019, quindi sta lavorando per il suo quarto anno, ed è nato quando il comune, diciamo, dopo un anno di esperimento nel comune dell'introduzione del lavoro agile. Noi abbiamo introdotto all'interno dell'organizzazione il lavoro agile prima della pandemia, in tempi non sospetti, quando ancora, insomma, le pubbliche amministrazioni erano abbastanza lontane da questo concetto. Io allora ero. Parte del progetto Vela o sbaglio? Sì, noi come Comune di Bologna siamo Vero, stati tra gli artefici del progetto Vela, insieme alla Regione, ovviamente. è un progetto appunto che vedeva insieme una serie di amministrazioni italiane, tra cui appunto il Comune di Bologna, sicuramente la Regione Emilia Romagna, sicuramente la Regione Lazio e Regione Veneto, Regione Friuli. sì, infatti. E proprio di sperimentazione, Vela stava per Veloce, leggero, agile. agile ed era è stata un'importante sperimentazione di smart working, come si suol dire, in tempi non sospetti, cioè prima poi di quello che è accaduto e che ha permesso a queste pubbliche amministrazioni di arrivare, tra virgolette, preparare, ma non solo, ma anche di condividere i ragionamenti con le altre. Scusa, No, no. abbiamo collaborato con il progetto davvero che ha aiutato molte altre pubbliche amministrazioni a poi a gestire, no, il passaggio verso questa situazione. Aveva proprio questo obiettivo e continua ad averlo. Tra l'altro, a questo punto mi inserisco su questo tema. C'è proprio un sito dedicato al progetto Vela, quindi chiunque, qualunque pubblica amministrazione abbia voglia di. Cassetta degli attrezzi. Esatto, lì può trovare davvero un'interessante cassetta degli attrezzi, anche delle pillole formative, quindi insomma uso questa occasione anche per Allora, perché le informative le abbiamo fatte noi, esatto. perché Quindi siamo molto insomma contenti ancora di quel progetto con la regione, insomma abbiamo fatto davvero squadra, eravamo l'unico comune, le altre erano regioni, però insomma è stato davvero un progetto importante. Quindi noi siamo partiti allora come comune concentrandoci, dicevo io allora ero direttrice del personale, quindi era un tema che mi appassionava davvero molto. Però dopo averlo introdotto sperimentalmente nel 2018 all'interno del comune, abbiamo iniziato a ragionare e a chiederci e guardarci un po' attorno e ci siamo resi conto che poi in realtà, al contrario di quello che spesso si pensa, non è che attorno a noi le aziende private, le altre organizzazioni fossero tanto avanti, anzi alcune non avevano mai sperimentato forme di lavoro agile. Allora abbiamo detto,
e questo secondo me è proprio il compito del comune, beh, preoccupiamoci di capire come sta funzionando e quindi proviamo a chiamare, io allora provai a chiamare alcune organizzazioni del territorio, alcune società partecipate e da lì nacque il primo nucleo di ragionamento che poi un anno dopo circa ha dato vita al tavolo Smart Bo. Il tavolo Smart Bo, appunto, costituito da diverse organizzazioni del territorio, private, ma anche altre pubbliche amministrazioni, anche associazioni, ed è nato proprio sul presupposto che il lavoro agile potesse essere una leva importante per migliorare il territorio da tanti punti di vista, partendo dall'interno delle organizzazioni, quindi dal creare, dal costruire una politica che poteva portare al benessere delle persone, perché si basa appunto, come tutti noi sappiamo ormai, sul fatto che dare alle persone autonomia, libertà, fiducia nel proprio modo di lavorare poteva poi produrre un migliore engagement delle persone, ma non era l'unico win il lavoratore, perché c'erano altri due win, cioè le organizzazioni che da questa modalità di lavorare diversa potevano produrre, creare delle organizzazioni più produttive, più capaci, più innovative. E poi c'è un terzo, per noi importantissimo attore, diciamo così, stakeholder, vincitore, che è il territorio, perché lo smart working produceva, dal nostro punto di vista, avrebbe potuto produrre una comunità, più sostenibile, un territorio più sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dell'inclusione sociale. Quindi da questo presupposto, scusa se l'ho fatta tanto lunga, abbiamo, messo attorno al tavolo le organizzazioni che condividevano con noi questa visione e questi valori. Poi subito dopo, purtroppo, è arrivata la pandemia. Quindi nella mia testa io pensavo che Smart Bo sarebbe morta, ovviamente, perché insomma, la pandemia portava le organizzazioni purtroppo a pensare a molto altro, no? In realtà invece è successo esattamente il contrario, quindi Smart Bo è diventato il tavolo che ha consentito a molte organizzazioni del territorio di gestire in modo condiviso, aiutandosi reciprocamente proprio la pandemia, il lavoro agile emergenziale, mettere a terra queste norme complicatissime. Per alcune di queste organizzazioni nuovissime, perché nessuna o molto o poche di loro erano partite con l'esperimento del lavoro agile, quindi in quel periodo addirittura siamo arrivati a una cinquantina di organizzazioni che hanno chiesto di far parte di Smart Bo. Abbiamo fatto delle survey insieme per capire come stava evolvendo questo esperimento, abbiamo fatto della formazione a distanza, a cui hanno partecipato davvero centinaia e centinaia di worker e di manager delle imprese, insomma. Diciamo ci siamo consolidati come gruppo e oggi, diciamo, fuori dalla pandemia, abbiamo cominciato a lavorare sul futuro. Futuro che ha portato proprio qualche mese fa, alla fine di settembre, a trasformare Smart Bo da un semplice tavolo, diciamo così, come io dico sempre, apparecchiato dalla pubblica amministrazione, a una rete in cui tutti i soggetti che hanno firmato l'accordo di rete, appunto, alla fine di settembre sono uguali, quindi sono dei nodi della rete che hanno degli impegni reciproci nei confronti degli altri attori della rete. La pubblica amministrazione, comune, città metropolitana, fa soltanto un lavoro di coordinamento. Oggi siamo 36 organizzazioni, quindi tante, che hanno firmato questo accordo di rete, direi il primo accordo territoriale formale nel territorio bolognese. E oggi, tra l'altro, proprio all'inizio di dicembre, con questo progetto abbiamo vinto il primo premio di HR Mission di IDP nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi siamo molto orgogliosi di questo e abbiamo davanti un lavoro nel 2023 davvero significativo, un piano di lavoro molto trasversale che ci impone. Quali sono gli obiettivi del 2023? Allora, intanto dare gambe alla rete, perché è appena nata. Dare gambe alla rete vuol dire costruire gli strumenti di comunicazione interna e esterna, progettare la formazione per le persone, che sono migliaia, quindi vedremo come, della rete, mettere in piedi un sistema di KPI che possa essere significativo per le organizzazioni in una logica verticale, ma anche sul territorio, quindi misurare l'impatto della rete sul territorio in una logica ovviamente economica, ma anche di sostenibilità ambientale, e sperimentare, questa è la cosa probabilmente più complicata, la condivisione di spazi di lavoro. Cioè l'idea è un po' quella di provare a trovare degli spazi che non siano la casa, perché questo per noi è molto importante, per far lavorare le persone della rete, spazi condivisi, che possono essere del comune, di altre organizzazioni, con una policy, per l'uso di questi spazi.
Abbiamo già costruito e reso pubblico il decalogo della rete, cioè quali sono i 10 comportamenti fondamentali per lavorare all'interno. Questo è un problema, io non capisco perché quando si parla di smart working, sempre con questa logica, dall'altro un po' manichea che ci caratterizza come paese, che diventa tutto un pro e un contro di qualsiasi cosa, appunto non si va a vedere le elaborazioni. Considera che questo tema che tu stai ponendo, quando ancora non esisteva il smart working, ma esisteva il telelavoro, ti parlo di 20 anni fa, nei paesi nordici lo chiamiamo il telecottage, cioè erano già arrivati a queste conclusioni, che non si tratta di lavorare da casa, perché poi non tutti hanno le condizioni a casa, diciamo, ottimali per lavorare, ma così come poi si va a perdere la socialità del lavoro. E quindi esisteva il concetto, ma ti parlo davvero di 20-30 anni fa, di telecottage, per cui erano dei luoghi dove, magari legato all'attuale tema delle città di 15 comuni, di 15 minuti, cioè dei luoghi vicino di quartiere dove tu puoi andare a lavorare insieme ad altri, pubblico e privato, oltretutto. Quindi tu condividevi gli spazi, ma non è che un pendolare, immaginiamoci per esempio coloro che fanno avanti e indietro con le realtà di Corona, intorno alla metropolitana come Bologna. E non si tratta di fare il pendolare tutti i giorni, ma non si tratta neanche di essere chiusi dentro casa da soli e isolati. Magari di creare esattamente come si è ritenuto delle realtà dove tu vai condividendo spazi con altre pubbliche amministrazioni, ma ancora meglio sarebbe anche con aziende private, proprio per legare la logica. Oddio, prima usavo sempre il termine contaminazione, adesso sapete, di contaminazione culturale, ed è fondamentale. E questo, dall'altro, è sia rispetto ai comuni limitrofi, ma sia anche rispetto alle periferie delle grandi città. Parlo di una città come Roma, che ha delle periferie spesso abbandonate, quando invece persone che attraversano la città, provano ad attraversare la città tutti i giorni, e invece dovrebbe tornare a questo tema che stai dicendo tu, che è È fondamentale. proprio questo il concetto. Anche durante la pandemia abbiamo sempre molto sottolineato il concetto che in quel momento stavamo vivendo qualcosa che non era il lavoro agile, ma che era un lavoro domiciliare obbligatorio previsto dal contesto, no? Per Negli noi altri, oggi quel momento che però ci ha fatto capire che di si per sé poteva fare. meglio Esatto, che si poteva fare. io credo che quella sia una lezione appresa dalla pandemia molto positiva. Positiva perché, come in genere dico, prima. Presa, Maria Grazia, a me sembra che molte cose sono tornate esattamente come prima, Lo parte so, di però adesso è molto più complicato dire che non si può fare, è molto più complicato. Mentre prima, fino al 2019, riempivamo i convegni, penso anche quelli a Milano, al Politecnico, di persone che andavano a parlare dello smart working, poi la pandemia ce l'ha fatto fare, no? Anche se nel 2021 e 2022 c'è stato insomma un po' un calo rispetto al 21, però tutte le indagini che vengono fatte da soggetti anche molto diversi ci dicono che i lavoratori vogliono continuare ad avere flessibilità, non necessariamente a lavorare da casa. oggi anche come direttore d'azienda, che è il rapporto che abbiamo firmato con i collaboratori, di dare massima flessibilità. Però poi a volte vedo le città, che le vedo, i flussi immobiliari sembrano esattamente come quelli di prima. Insomma, anche io sono molto fiducioso e sono convinto, più che essere fiducioso, che evidentemente, appunto, ormai si è capito che è possibile, è necessario, è inevitabile. Ma poi a volte mi scoraggio un po', perché vedo queste città sempre così intasate, sempre in macchina, Ma sempre. io credo che il tema, cioè, del lavoro agile come lo stiamo impostando noi o vedendolo, guardando il futuro, è un tema molto connesso intanto al tema della città della prossimità, perché è evidente che quando diciamo alle persone lavoro agile non è necessariamente lavorare da casa, è poi necessario immaginare di avere dei luoghi nella città vicino a casa, a portata di piedi o di bicicletta per poter lavorare. Quindi il tema della mappare gli spazi nella città, per quello un po' uno degli obiettivi più sfidanti di Smart Boy è questo, per poter fare lavorare le persone in prossimità e non a casa, magari conoscendo, contattando persone della loro stessa azienda o di altre aziende, magari pubbliche o private, per contaminarsi positivamente, è un obiettivo veramente sfidante. Io credo che il lavoro agile stia fortemente connesso al paradigma della sostenibilità, che è quello che sfida oggi la visione e la gestione delle organizzazioni. Per me è quello il vero tema, cioè noi dobbiamo provare a spingere sul lavoro agile non tanto perché sia una leva di conciliazione, è anche questo,
ma è molto, molto altro. È la leva che ci fa il tempo cambiare il nostro paradigma di lavoro. Ecco, non è come io dico sempre. Lavoro e devi rapportare con il territorio, ritornando appunto ai temi nord-sud, ritornando ai temi centro-periferia, ritornando ai temi città e area metropolitana. Significa Non anche appunto rivedere proprio il rapporto con il territorio. Ovviamente una logica esattamente come dici tu, di Ma maggiore. come mi è capitato di dire quando insomma, mi hanno consegnato all'inizio di dicembre questo premio, cioè non è tanto un tema legato al lavoro che deve essere smart o agile, è proprio un cambiamento delle policy, è l'organizzazione a dover diventare smart, perché quando l'organizzazione diventa smart cambia completamente l'approccio del lavoro, anche su questo. Io e te possiamo sostenerci a vicenda perché appunto e tra l'altro appunto anche grazie a quel progetto che abbiamo portato avanti in comune che era il progetto che era. Però ti chiedo appunto quanto le organizzazioni sono pronte a passare perché tu sai benissimo qual è la chiave fondamentale di tutto ciò. Siamo tutti d'accordo. Il tema poi è renderlo operativo. Renderlo operativo significa, si dice sempre, passare da una logica dell'adempimento a uno degli obiettivi. Allora, quanto il nostro management, quanto, e tu vieni dalle risorse umane, quindi hai un'esperienza, quanto sono capaci e pronti? Perché tu sai benissimo che il grande tema, io ho discusso anche con importanti sindaci che in un'intervista, stavamo su Sky TG24, mi rispose, ma io come faccio a controllare i dipendenti? E io gli risposi, sindaco, ma lei non deve controllare i dipendenti. Questo è accaduto in diretta su Sky TG24, con un importante sindaco italiano, importante. Quindi voglio dire, però questo, grazie, siamo d'accordo, tu sai benissimo che il tema è proprio questo, la capacità di chi poi dirige, di chi decide di gestire il lavoro in un modo completamente diverso, che tra l'altro prescinde anche dal luogo, perché poi i temi del lavorare sui risultati, il merito, gli obiettivi, e a prescindere se lavori a casa, anche se lavori in ufficio, dovrebbe valere come principio generale. No, beh, E certo. Allora, io credo che. andiamo a chiudere su questo, appunto. Quindi, che mi dici? Formazione, formazione, formazione. Ma Cioè, sì, ma allora io credo intanto che non ci sia un modello buono per tutti. Cioè, io ogni tanto quando mi capita di parlare con alcuni colleghi, vedo applicazioni del lavoro agile, policy molto diverse, ma non è che alcune siano giuste e altre sono sbagliate. Come tutti i fenomeni culturali, hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di partire dal livello di maturazione delle organizzazioni. Come mi è capitato spesso di dire, non è che un'organizzazione rigida, chiusa, con degli orari predefiniti di punto in bianco, può buttare a terra il lavoro agile. Non è che noi possiamo buttare dei semi nel deserto e sperare che nasca qualcosa di buono, no? Quindi è evidente che bisogna seguire un percorso che sarà diverso, più o meno lungo, a seconda di quello che è la storia, la vita delle organizzazioni. Ci sono manager molto più illuminati da questo punto di vista e altri meno. Però devo dire che mi capita di parlare con tanti colleghi o ex colleghi. Io poi ho fatto le risorse umane per 8 anni, ma io sono poi convinta che tutti i dirigenti, nel pubblico e nel privato, siano tutti in qualche modo direttori delle risorse umane, no? E quindi in qualche modo tutti lo siamo. Mi è capitato di parlare con colleghi nel pubblico e nel privato molto, molto attenti a questo tema in realtà. Forse frequento le persone sbagliate, ma mi capita di parlare con poche persone che siano davvero molto chiuse su questo argomento. Magari hanno delle preoccupazioni, magari non si sentono ancora pronti a fare salti importanti, però la consapevolezza oggi, dopo la pandemia, che questo sia un tema ineludibile, secondo me ce l'hanno quasi tutti i direttori delle risorse umane o i dirigenti. Magari hanno bisogno di rassicurazione e appunto di formazione. Il tema della formazione è forte. Come ti dicevo prima, noi siamo partiti nel 2018-2019, abbiamo fatto della formazione ai manager, ai worker, a gruppi di lavoro per simulare la modalità di lavoro per obiettivi, per simulare la giornata in smart working e ancora nel nostro piano di formazione del 2023, inserito nel PIAO, c'è formazione sul lavoro agile, ma credo che insomma sia ineludibile. Ecco, io penso che dobbiamo avere pazienza, dobbiamo continuare a battere su questo ferro, però ci aiutano anche i lavoratori, oggi, mentre nel 2018 no, adesso ci sono anche i lavoratori, anche le organizzazioni sindacali. Penso.
Benissimo, i nostri 30 minuti sono scaduti, hai aperto la parola Piao, stavo per riaprire una questione che è fondamentale appunto come strumento proprio per raggiungere gli obiettivi che stiamo dicendo, ma non ce lo possiamo permettere, la prossima volta. Quindi grazie, ringrazio, vi auguro buon lavoro, vi teniamo d'occhio come al solito perché ci piace capire, vedere appunto questi progetti di innovazione e ci piace seguire i protagonisti appunto e le protagoniste come diciamo noi, cioè comunque all'interno di questo grande corpaccione che è complessivamente la nostra pubblica amministrazione ci sono appunto delle realtà particolarmente vivaci che assolutamente dobbiamo condividere come soluzioni, esattamente come abbiamo detto il progetto Vela. Progetti, situazioni, soluzioni da condividere. Grazie Maria, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.